dobbiamo essere perfetti come è perfetto Dio. Che cos'è la perfezione e chi può considerarsi perfetto? La risposta a queste domande la troviamo nelle parole di Gesù. Per essere perfetto devi andare oltre la norma. Se ami chi ti ama non basta, devi amare anche chi ti è antipatico. Se tratti solo le persone che consideri degne della tua attenzione, devi allargare gli orizzonti e accogliere anche chi non entra nella tua logica. È facile amare chi ci ama, è molto più difficile amare i nemici. Gesù ci invita oggi ad andare oltre la nostra logica, ad amare così come ci ama Dio. Come possiamo mettere il desiderio di Gesù in pratica, esercitandoci nell'umiltà? È umile chi è aperto al cambiamento, chi è disponibile ad ascoltare le ragioni altrui ed è pronto a cambiare atteggiamento. Chi invece si ostina a guardare il mondo solo attraverso la sua logica non imparerà mai niente dalla vita e dagli altri. Come può amare una persona che non è disposta a perdere se stessa nell'amore, a donare qualcosa di sé ad altri? Esercitiamoci oggi nell'arte dell'amore. È questa una vera arte che richiede tutte le nostre energie e i nostri sforzi. Ascoltiamo chi non è ascoltato da altri, accogliamo chi è abbandonato dagli altri, amiamo chi non è amato da nessuno. È un compito difficile, ma siamo chiamati a essere perfetti come Dio.